Buongiorno a tutti, siamo arrivati al sabato, giornata del tradizionale appuntamento con i cittadini. Vi do alcune informazioni su quanto è avvenuto questa settimana e su quanto stiamo predisponendo per i prossimi giorni. Prima di tutto affrontiamo il discorso del Covid. Ci sono notizie più buone che meno buone. Notizia buona in quanto la settimana scorsa avevamo 7 persone positive, 4 di questi in questa settimana sono guariti, quindi ne rimangono 3, una persona era ricoverata, verrà dimessa in data odierna, sta bene. Abbiamo avuto anche 2 nuovi casi di persone infettate, 2 nuove persone, quindi in questo momento il totale delle persone interessate al Covid sono 5 nel nostro comune, quindi un numero estremamente basso. E di questo sono assolutamente contento. E evidentemente la popolazione di Butro in questo momento fa molta attenzione nei comportamenti. Questa è una malattia che, come vi ho già detto e vi continuerò a dire sempre, va prevenuta, non va curata. E quindi è estremamente importante mantenere dei comportamenti idonei, che sono quelli che sono già stati dati. Come sapete, anche nei giorni scorsi, proprio ieri, c'è stata una nuova ordinanza che obbliga le persone che si recano soprattutto nei negozi all'uso della mascherina e all'uso dei guanti. Per questo noi ci stiamo organizzando per distribuire delle ulteriori mascherine che dovrebbero essere consegnate all'intera cittadinanza. Come sapete, abbiamo avuto una prima fornitura da parte della Protezione Civile, è seguito un acquisto da parte del Comune di Butrio di ulteriori mascherine e infine abbiamo avuto un'importante donazione da parte della Danieli, che ci ha appunto donato un numero importante di mascherine. Per questo lo ringraziamo. In questo modo noi dovremmo riuscire a coprire le necessità almeno immediate dell'intera popolazione. Nei prossimi giorni appunto contiamo di completare la consegna e di mettere in sicurezza. Ovviamente dovremo continuare ad acquisire mascherine, perché queste dovranno essere utilizzate per un periodo abbastanza prolungato, anzi per un periodo che direi in questo momento non è nemmeno definibile, per cui dobbiamo vedere un momentino attraverso quali fonti riuscire ad averle. Una delle fonti potrebbe essere il fondo che abbiamo istituito. Come sapete, gli amministratori comunali in questo periodo hanno rinunciato alle loro indennità, in più abbiamo aperto 2 fondi, 2 conti in 2 banche di Butrio. Questi 2 conti sono intestati a raccolta fondi Covid-19 e comunque ulteriori informazioni le potete avere sia dal sito del comune di Butrio sia dalla pagina Facebook e anche da un volantino che troverete nei negozi di Butrio. E un'altra cosa estremamente importante è che stiamo organizzando la distribuzione di buoni spesa finalizzati a spese per alimenti. E questi buoni spesa sono dati attraverso dei fondi statali, un fondo di circa 20.000 euro che ci è arrivato da poco, e questi buoni spesa dovranno essere spesi assolutamente nei negozi e nelle attività site nel comune di Butrio. Questo anche per dare un aiuto a queste attività, cioè è importante che noi si viva in un clima solidale questo momento, cioè è importante che ci sia la collaborazione di tutti quanti e che ci sia un aiuto reciproco. Un aiuto reciproco anche all'amministrazione. In questo momento abbiamo bisogno di proposte e di buoni consigli.
quindi noi siamo qua per accettarli. Un'ultima cosa importante da dire è che le restrizioni nelle uscite possono essere in casi molto limitati, valutate anche dai sanitari, e possono essere autorizzate dai sanitari per motivi appunto strettamente di salute. Quindi eventualmente, se qualcuno pensa di avere dei motivi di uscita dovuti proprio a condizioni di salute particolari, ne parli con il proprio medico, mi chiami direttamente e valutiamo un attimino se è possibile in qualche modo uscire dalle stringenti regole che ci sono in questo momento. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Se avete dei quesiti da pormi, fatelo pure. Cercheremo di rispondervi nel modo più pronto e adeguato. E arrivederci a sabato prossimo.